Articolo 26 è un'iniziativa sul diritto all'istruzione. L'abbiamo detto prima, è partita nel 2018, siamo alla terza edizione. Cosa succede? Che a causa della crisi sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, abbiamo dovuto ripensare a questo tipo di progetto. L'abbiamo ripensato cercando di ampliare il pubblico al quale si rivolge cercando di avere un approccio concreto. Ci siamo dati 4 macro obiettivi. Il primo è rivolto a un supporto ai più piccoli, quindi ai bambini delle elementari, ai quali doneremo 100 kit che contengono nello zainetto appunto dei prodotti tipo colori, cancelleria, quaderni. Poi permetteremo loro con i nostri partners di giocare a un gioco che si chiama Go Goals e che si fonda sugli ideali dell'agenda 2030 e gli obiettivi di sostenibilità dell'agenda 2030 dell'ONU, e sempre facendo riferimento all'agenda 2030 dell'ONU. Con il secondo macro obiettivo permetteremo ai ragazzi, gli studenti delle scuole superiori, di avere un approccio nuovo, diciamo meno formale, all'esperienza di studio, incontrando i loro coetanei o ragazzi un po' più grandi che possono portare delle testimonianze di una scuola di idee da sviluppare insieme, e doneremo anche a questi ragazzi 10 tablet. Per aiutare coloro che ancora non sono riusciti ad avere un approccio digitale con lo studio. Abbiamo ampliato la nostra rete, infatti oltre al centro Jonas che offrirà 30 ore di supporto psicologico alle famiglie e agli studenti, ed oltre all'incontro con l'associazione, agli incontri organizzati dall'associazione Vicolo Corto e dall'Africa Chiama Ollus, avremo con noi anche la cooperativa Jolly Rogers, che si occuperà appunto dell'iniziativa del gioco da tavolo Go Goals per i bambini delle elementari, e anche Primo Comunicazione, perché questo ci permette di far conoscere meglio l'iniziativa su più fronti e raggiungere un pubblico più ampio, perché vogliamo essere come sempre super trasparenti in quello che facciamo, ma anche diffondere i nostri interventi operativi a favore dei giovani, del diritto all'istruzione, e permettere a tutta la comunità di vedere come con una iniziativa su un territorio limitato si possa progettare un futuro migliore per tutti, in un'ottica di speranza della quale c'è molto bisogno in questo periodo.